Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta, le pesanti accuse nei confronti di 3 imprenditori e un consulente finanziario arrestati questa mattina dagli uomini della PG del Corpo di Polizia Locale di Pescara. Contestualmente è stato notificato su disposizione del GIP Marino, in accordo con la richiesta del procuratore aggiunto di Pescara Anarita Mantini e del sostituto procuratore Luca Sciarretta, un provvedimento di sequestro di beni per un valore di 800.000 euro ritenuti profitto dell'attività di autoriciclaggio di una società con sede legale a Milano, ma che su Pescara si occupava della gestione del ristorante Le Terrazze Roof Garden all'ultimo piano dell'hotel Esplanade, la cui proprietà è totalmente estranea alla vicenda. Le indagini ancora in corso con una serie di perquisizioni proseguono nei confronti di ulteriori soggetti che risultano iscritti nel registro degli indagati. Dopo una complessa attività investigativa iniziata nella primavera del 2023, si sono accertate le condotte illecite commesse sulla piazza di Pescara da un imprenditore di origine napoletana, il quale, dopo aver intrapreso numerose condotte di riciclaggio e impiego di proventi illeciti, ne ha investito una parte consistente nel capoluogo adriatico nel settore della ristorazione. Si trattava di grosse somme di denaro accumulate in passato grazie alla commissione di reati di associazione a delinquere, riciclaggio, reati tributari, bancarotta fraudolenta commessi per lo più in Lombardia in sinergia con soggetti legati alla criminalità calabrese, l'andrangheta e campana camorra. L'ingresso nella gestione dell'attività di ristorazione pescarese da parte dell'imprenditore napoletano, si legge nella nota della Procura di Pescara, è avvenuto grazie a un accordo illecito concluso con i precedenti gestori in concorso con i quali avrebbe anche compiuto fatti di bancarotta fraudolenta in danno al patrimonio della precedente società e gestrice del ristorante, il cui fallimento è stato dichiarato alcuni anni fa dal Tribunale di Pescara.